È martedì 1 ottobre, sono le 14:11 e oggi farò un secondo vlog in bici. Stavolta con un altro amico. Ok, sono partito e sto andando incontro al mio amico. Mi mancano giusto 500 metri e sono da lui. E t'avevo detto di scontrarci là. Niente, manco a fare la posta, è arrivato prima lui, quindi niente. Avevo detto ci incontriamo la Cavanella. No. E invece cazzo sei già arrivato? Al telefono. Mi hai detto dove ci vediamo? Davanti a casa tua. Ma davvero? Sì. Io poi pensavo... per messaggio mi hai detto davanti a casa mia. Ma al telefono ci siamo sentiti dopo il messaggio. Davanti a casa tua. Io stavo arrivando. Pensate che scemo io sono. Mi sa che ce l'ho in... Quindi proviamo a fare il guado. Ma sì. Se c'è il guado. Sì, vai. Sì, vabbè. Ho capito che io con te muoio oggi. Porca t***a, già mi stava partendo la bici, lo sai? Eccolo che fa lo sborrone. Ah, vediamo. Io non sono abituato nello sterrato, cazzo. Io sono bravo ad andare in strada, ma fuori strada, cazzo, faccio schifo. Poi già di qua io stavo già per cadere. Ci sei venuto in macchina? A me non me le vedrete mai fare quelle impennate, ve lo dico. È una vita che ci provo e una vita che non ci riesco. Porca tro... Eh? Eccolo che mi stendo, che sono con una mano. Io tra poco mi stendo con due. Siamo partiti. Mi sembrava di averci una spina nella mano. Mi ero dovuto fermare perché sentivo qualcosa pungere. Mica c'avevo due spine enormi nella mano. Se... Ma io faccio così, guarda. Bello, tranquillo. Opla. Ma così non è da enduristi. Ma io non sono un endurista. T'ho detto che non ci so andare in bici fuori strada. Ecco, ho preso un'altra spina. Vai, che sennò non ti riprendo un cazzo, non manco ti sento. Ma scusami, ma volevi fare la strada dei tedeschi? Ma è un po' che non piove. Ma la cosa più bella è sporcarsi. Non fai devo lavare la bici. È asciutto. Non è questo, che non passa più qua. Una volta passava di qua, eh sì. Yo fish are broken when you cry. Ci passiamo di là? Sì. Dovremmo passarci. Sono simpatico. Qua ci sono passato con la sali scendi. Con la 14 km in corsa. Eccola lì. Quella salitina là. No, no, ci passi. Devi guardare il fiume. Sì, guardare, buono. Sì, ma te qua ci passi. Ti ci va, a me mi sei incastrata. Io ti dico già che cado, lo so. Eh? Io cado, sicuro, 100%. Io non lo so che non mi voglio bagnare. Io sono sicuro che cado. Non so quanto è profondo. Ah? Profondina? Sì? Ah no, laggiù è profonda, sì. Almeno fino al mezzo, un po' meno. Ergo mi bagno i piedi, ergo non fa. No, ma là è profonda, sì. Ti inchiodi più che altro. Poi la mia povera bici. Qua non riesci a prendere cazzo. Ah, è vero, cazzo. Te l'ho detto, ma mi devi spiegare tutto perché io non ci capisco un cazzo. Stavo per cadere comunque. Metti il culo all'indietro. Dai il colpetto, pedali. No. Lo sapevo sì che non si passava dal guado. No, ma lo sapevo anch'io. Laggiù, però, boh, magari, ti ripeto, magari si era prosciugato un po' di più. Io l'ultima volta che ci ero passato erano 4 o 5 anni fa, forse. Adesso andiamo alla strada dei tedeschi. Sì, ma anche ora stavo andando lì, ce l'ho pieno, ti guarda. Che
palle, ogni volta che mi avvicino per grattugiarti la gomma inizia a impennare. Porca vacca. Sì. 3 ore che ci sto provando. Volevo farlo, però poi ho detto ma mi hai sbattuto il capo. No, che bella rettilinea. Questo sì. Vai. Ti prego cadi. Cazzo, quasi. Giorno. Sono già stanco. Ah, oh, no, che schifo. Che schifo. Ora paro. Non l'ho mai sbagliata. Già fermi perché il signore è subito stanco. 5 metri. Ma che cazzo dici? Mi sono smoccicata addosso perché. Che ma viaggia un po' di più, per favore. Non viaggiare, vai davanti. Stiamo facendo la parata dei morti. È fretta, io no. Ma nemmeno io, ma cazzo, andare così veramente mi girano i coglioni. Non ti preoccupare che poi in discesa ti scendi. Vabbè, ma in discesa io vado a piedi, grazie, non le so fare. Cado come un pitto, sennò. Io ci sto continuando a sperare. No, guarda quanto fa, perché... Oh, adesso c'è una discesa, finalmente pedale. Allora sto pedando, quindi vai avanti prima te, che sennò io ti blocco. Fidati. Vabbè, tanto ti passo. No, perché sennò mi vieni in culo. Che discesa fenomenale. No, ecco due il fango. Guarda qua. Guarda. Buongiorno. Che bello era. Che bel cagnone, davvero. Vedete, c'è un caccolone che pisa. Fai come me, smuccicati addosso. Lo so che ce lo tiro. Oh, la discesa. Yippee! Dove è finito? Io mi ammazzo. Porca puttana. Più o meno. Sono sopravvissuto perlomeno, ragazzi, sono sopravvissuto, vi porterò il video. Vi giuro che non ero così scarso una volta, ve lo posso giurare. È che questa qua sarà la seconda volta in un anno che vado in bici. Ui. Ah, bro, guarda un po' che bello qua giù. Porca vacca. Ma una bella discesa e poi tuffo. Come si vicino. Porca. Oh cazzo, stavo per cadere giù, porca di quella troia. Ma non... Cazzo. Stavo per fare un volo allucinante. Content, devo cadere più volte, devo rischiare di ammazzarmi più volte. Ma che cazzo è sto rumore, Mamma mia, ragazzi, sono diventato un fenomeno. Oh, cazzo, tra poco è una testata. Mamma mia, ma che c***o sono diventato? Oh, wow. Comunque io arriverei fino a Pianabatoio. Cioè fino al ponte e poi tornerei indietro per strada. Si potrebbe fare. Sì, dai. Sai perché ti sto dicendo questo? Perché ci sarebbero di quelle c***o di salite di merda al ritorno e di nuovo le discese che a me mi cago in mano. Almeno su strada sono bravo io. Oh! Poi è rischiato, Porco!
inchiodare. Ero velocissimo, vero? Ma basta, ti ho visto andare. È tutto il tempo che ti dico andiamo veloci. Mica ti vedo andare veloce e dico sì. Sì, ma non mi inchiodare da un momento all'altro, perché sennò succede la stessa cosa di prima. Ci sto lontano stavolta. Col c***o faccio la stessa cosa di prima, Nen. Porca puttana. Broly, te l'ho mai visto, ma ho preso una manata. Stavo guardando un attimo un'altra cosa. C'ho il manubrio leggermente tendente a sinistra e mi sta facendo andare di nuovo contro... contro qua. Almeno su strada sono bravo io. Mi sono fatto un male cane. Boh, va leggermente a sinistra. Infatti mi sono inchiodato. Sono fatto anche un male cane. E mi tendevo ad andare a sinistra, male. Cazzo. Eh? Porca p***a. Ma sai perché? C'era sto c***o. Stavo continuando a fare così a destra, perché mi andava tutta a sinistra, mi andava. Stavo dritto così, ma mi faceva così. Sicuramente guardavi la ringhiera con gli occhi. Può essere. La bici, cioè la bici, qualsiasi mezzo a due ruote, principalmente va dove guardi. Infatti, ah, ok, ok. Vabbè, ma sono di un inesperto in bici. Da. Che... Infatti anche in moto, nell'enduro, nel cross, ma anche tipo... Vabbè, contenuto. Anche... In pista dove vado io, vai. C'è un ostacolo, qualcosa da passare, non devi mai guardare l'ostacolo, devi sempre guardare dove devi passare. Perché il moto con la bici in questo caso va sempre dove guardi. Infatti quando sei in moto che devi fare la curva, ti sei magari in curva, te non devi guardare dove metti le ruote, ma devi guardare dove vuoi andare, quindi più avanti, capito? Ah, ok, ok. Siamo per la strada per il ritorno, ora nell'asfalto. E tra l'altro il mio buon amico ha visto una ringhiera tutta sola, ha deciso di abbracciarla e si è fatto male al ginocchio. Che pezzo di merda. Vero? No, però è vero. Sta tutta sola, cazzo, povera ringhiera. Meglio che l'abbraccio un po'. Che pezzo di merda. Che bella sta casa, che è sempre un... Chi sai chi è sta casa? Serve un sogno avercela. Porco il mio lampione. Ma oh c***o. Sto dentro del cazzo, guarda te. No, il mio lampione. Ma che cazzo. Però è ancora... Funziona ancora. No, il mio lampione. E mi sa che ti conviene lasciarlo lì per ora, però. Ah, comunque siamo quasi arrivati, almeno lui ormai è arrivato. A me mancano ancora 3 km. Eh? È buono che ti accompagna a casa, lo so. Mi accompagna qua? Ah, ma che gentiluomo! Francesca era a nerdare. È ancora potabile la fontana lì? Quale? Quella lì, a Cavanella. Oh, cappa, mi fermo un attimo a bere. Fontanella, fontanella. Te prendo un po' di acqua, garganella. Ma si dà la metà, non mi trovo. Porca puttana, mi pagavo di Ma dai, ma porca... No, me... Vogliamo qualche suo videino. Sì, qua censuri tutto perché in realtà sono spoiler. Vabbè, ma sto qua lo metterò dopo quando è uscito. Allora. Oh, oh, oh! Oh, è il nostro amico di prima! Aspetta. No, ma togli l'aria. Aspetta, aspetta, aspetta. Fabio! Fabio? Dimmi tutto. Fabio! Ah, master, ma di nuovo! Fabio! Fabio! Mi senti? Sei un mutolito. Piano, parla un po'. Te lo giuro, Fra, non ti sento. Mi senti ora? Oh, sì, dimmi. Dove sei? Ah, in piazza. Perché? Con chi? Con Alex. Cosa stai facendo? Abbiamo fatto un giro in bici. Perché?
No, perché tipo Alessio mi ha chiesto se ci andava a spezzare e non ce lo voglio. Ho detto, se noi usciamo di qua ti chiamo Robby. Ah, sì, ci sta, ci sta. Sì, ci sono. Ma noi, no, ma noi pensavamo ci avesse sentito. Ma no, sei in casa te? Non mi hai sentito? Sono passato in bici, tipo ho urlato un merda fortissimo. Ma ecco, si è chiuso. Hai sentito? Non ho capito me, ho sentito solo urlare. Ho urlato fuori con tutta la forza che ci avevo urlato. E come si dice? Rimanete aggrappiati, eh? Boh, io ci sono. Non so lui che cosa vuole fare. Io rimango anch'io. Sì, ci siamo. Dai, allora adesso chiamo Alessio che lo dico e arriviamo. Dai, va bene. Ale arriverà fra un'ora, lo so già. Dai, ciao. Va bene, ciao, bra. Ciao, ciao. È arrivato un altro, l'altro imbecille, guarda quello qua. Basta. L'importante è che... Eh beh, gli ho dato l'imbecille a caso, voglio dire. Vabbè, alla fine, Robby, io lo chiudo qua anch'io il video. Forza. Tanto che... Ci arrivo di notte, ci arrivo. Poi Isa arriva di notte. Poi ci vado da solo. 100% Isa arriva. Ma Isa mi fa 10 minuti? Sì, 10 minuti. 10 minuti di Isa sono buona. No, poi lo chiudi, per favore. Ciao a tutti.